Se è vero che il 63% delle piccole e medie imprese del territorio ha difficoltà a matchare l'offerta con la domanda, è oggi più che mai indispensabile dare consistenza ad un canale di comunicazione tra imprese e competenze. E questo è l'obiettivo del patto tra gli Atenei pugliesi e salentini, che in queste ore ha vissuto il suo kick-off meeting, al quale ha partecipato in videoconferenza la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Il futuro è adesso, ha detto la ministra. Dobbiamo lavorare per creare le condizioni ottimali e dare continuità alle strutture accademiche. Dare un senso alla continuità significa creare le condizioni perché le università siano, e non solo, raccontino di essere profondamente radicate nei territori che le ospitano. L'unico modo di andare all'università, intesa come idea e concretezza di università, cioè l'istituzione universitaria, l'università nel nostro paese, in Europa e nel mondo, e alle singole università territoriali un boost di innovazione, è quello di seguire i bisogni non solo dei territori, ma delle forze sociali, produttive, del terzo settore, che in questi territori creano comunità. Non basta più solo intercettare la domanda, ha detto il rettore dell'Unisalento Fabio Pollice, ma è necessario proiettarla al futuro, creando una prassi virtuosa con università sempre più connesse ai propri contesti territoriali. Una collaborazione stabile tra il sistema delle imprese e il sistema economico produttivo, fare in modo che i percorsi formativi siano sempre più allineati alle esigenze occupazionali delle imprese del nostro territorio, della nostra regione. Evidentemente per fare questo dunque c'è un'interlocuzione alla base, un'interlocuzione costante, e c'è la capacità dell'università non soltanto di interpretare la domanda attuale, ma anche di quelle che sono le tendenze evolutive di questa domanda occupazionale. Ci siamo un sistema universitario pugliese che desidera lavorare e collaborare insieme per un obiettivo che è quello che in realtà è di cooperazione e per lo sviluppo di competenze digitali, per il reskilling di quelle che possono essere persone che hanno percorsi magari differenti, che devono andare verso una migliore comprensione delle aree STEM, no? Di quelle più scientifiche, della parte più digitale, delle scienze un po' più dure, perché in realtà questo ce lo richiede il territorio. Le università tutte della Puglia scommettono sul territorio investendo su di esso, andando a colmare per l'appunto l'ultimo miglio che separa la formazione universitaria dall'esigenza dell'impresa. Le università rappresentano il fulcro della creazione e del rafforzamento di competenze che possano supportare le aziende che vivono ed operano nel territorio.